Dopo 3 mesi dalla chiusura di fatto non è stato fatto niente, la viabilità alternativa non hanno mosso neanche un sassolino, le 45 ce le potevamo immaginare che i lavori andavano per le lunghe, quantomeno ristabilire la viabilità alternativa, le aziende, le persone di questi territori in particolare subiscono disagi, danni economici. Sta gente è arrabbiata. Il tempo è scaduto, questo è lo slogan scelto per la manifestazione a 100 giorni esatti dal sequestro del viadotto Puleto lungo la E45 per rischio collasso ed ancora chiuso al traffico pesante. Questo stallo per tutto il territorio appenninico, dove già è difficile vivere, fare impresa e studiare, rappresenta in maniera molto simile, senza retorica, un vero terremoto socio-economico, direi. Considerate che abbiamo lavoratori che hanno finito le ferie forzate e rischiano di perdere il posto di lavoro, società dell'autotrasporto che hanno i mezzi fermi perché non sono più sul mercato, dovendo raggiungere quei posti che raggiungevano in un'ora con 3 ore di viaggio. E abbiamo le stazioni di servizio che da un giorno all'altro hanno visto ridurre l'attività quotidiana dell'80%, capite cosa vuol dire l'interruzione di quella strada, vuol dire anche una perdita di competitività. Prima un sit-in nell'area di servizio Caniglia Verghereto, al confine tra la Toscana e l'Emilia Romagna, poi una camminata di protesta lungo la Tiberina 3 bis, da anni chiusa e ridotta ormai ad una mulattiera. Quella strada è stata ceduta da ANAS d'imperio al comune di Pieve Santo Stefano. Abbiamo fatto un esposto alla procura per chiedere che si faccia chiarezza comunque su questa cessione che ANAS ha fatto al comune, e sì, nel 97 gliel'ha ceduta, il comune ha dovuto acquisirla, nel 99 è stata chiusa per una frana, da quel momento non è più stata riaperta e quindi ci troviamo oggi con le problematiche che vediamo. Nelle ultime settimane l'assessorato regionale ai trasporti aveva inviato al MIT tutte le informazioni relative alla Tiberina 3 bis in vista di un ritorno della strada a competenza statale, ma ancora tutto è fermo. Noi abbiamo firmato per la terza volta, devo dire, la convenzione che autorizza ANAS a intervenire, non è stata dichiarata la calamità nazionale, questo quindi impedisce a ANAS di intervenire con somma urgenza e quindi deve intervenire con la forma, e la forma impone permessi, autorizzazioni, sovrintendenze e quanto altro.